Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo quinto episodio della nuova serie su Farming Simulator 15. Allora, faccio partire subito il treno perché vi faccio vedere cosa abbiamo venduto. Allora, c'è Marco Lim sul treno. Allora, abbiamo 158.000 euro da quello che abbiamo venduto ora, più i soldi che dovrebbero salire appena, non appena il treno arriva a destinazione, diciamo, boh, non so di preciso come funzioni, comunque tra pochissimo aumenteranno. E siamo in partita io, Marco Linf e Riccardo, e comunque siamo in un po', cioè nel senso c'è un po' il caos perché c'è gente che continua ad entrare ed uscire perché ha qualche problemino, probabilmente di connessione o altro, non lo so. E anche qui hanno qualche problemino con i mezzi, anche se ora hanno sistemato, probabilmente è la mia linea che è un po' sotto sforzo perché sto anche caricando altri video e quindi forse fanno fatica loro e laggano leggermente. Comunque ora andiamo a fare qualche vendita. Vado a vendere questo Hurleyman qui che ormai non ce ne facciamo più niente perché voglio, diciamo, espandere la fattoria. Abbiamo 200.000 euro e quindi andiamo a vendere questo Hurleyman. Un attimo che finisco di scrivere. Ok, sto dicendo che abbiamo 200.000 euro, andiamo a vendere questo Hurleyman, andiamo a vendere il coltivatore, ci compreremo un nuovo trattore che ho già le idee chiare, diciamo, su cosa comprare. Ora vediamo. Comunque ci rivediamo tra un attimino allo shop. Ok, eccoci qua allo shop. Ho qui l'aratro, il coltivatore e l'Hurleyman. Scusatemi, ho cantato un attimo. Vendiamo 22.000 per Hurleyman, 5.600 per il coltivatore e anche per l'aratro qualche soldino che non ho voluto leggere. È entrato anche Alessandro in partita, che era uscito e rientrato anche lui per problemi di lag. Allora, c'è anche il Puma in offerta, ma comunque io vado per la mia scelta e compro il Lamborghini. Olè, eccolo là, il nostro nuovissimo acquisto. Si sono già saliti e saltati subito addosso. Allora, quello qui è praticamente quello che è il nostro primo trattore con le palle, per così dire, 220 cavalli, dovrebbe riuscire a tirarci quello che andiamo a comprarci in questa nuova puntata. Ora direi che faccio ancora qualche piccolo tagliettino perché non abbiamo coltivatore né altro e quindi possiamo collegare, cioè lavorare poco, quindi faccio un tagliettino e poi andiamo a fare altri acquisti con qualche soldo in più. A dopo. Rieccoci qui, siamo di nuovo allo shop, sempre con il nostro Hurleyman, e sì, Madonna mia, con il nostro Lamborghini, però siamo tornati qui perché dobbiamo portarlo a casa, dobbiamo portare a casa un nuovo acquisto con il Lamborghini appunto che ha cavalli per portarlo a casa. Eccolo qui, l'acquisto appena fatto. E vedete anche che è sporco, quindi vuol dire che lo abbiamo usato, non l'abbiamo lasciato lì ad ammirare, basta. Ok, colleghiamo il nostro coltivatore che con il Lamborghini non dovrebbe avere problemi, ma comunque ora andiamo subito a vedere se ce la fa o meno. Comunque sia, con 220 cavalli non dovremmo avere nessunissimo problema con questo coltivatore. E poi andremo anche a vendere aspettate che scrivo, se no dopo mi perdo via. Ok. Infatti mi sono perso via, ho sbagliato strada, ecco, lo sapevo io. Qui della patte a go go. C'è anche Peppo e Massimo in partita perché sono entrati poco fa. E devo dire che mi stanno dando una grande mano, sono molto disponibili, quindi li ringrazio. Così come ringrazio anche tutti gli altri in partita, ovviamente. E anche se c'è stato. Sono andato prima a cena, sono tornato e quando sono tornato mi hanno scritto che appunto Bonnie, che ha scritto ora,
Mi ha scritto che Alessandro, quello che vedevate prima con lo step collegato, ha fatto su qualche casino, ma e poi è uscito e non so come che cosa abbia fatto. Comunque dopo andiamo a controllare e vabbè, controlleremo dopo, dai. Comunque sia, 34.000 euro, avevo intenzione anche di comprare la seminatrice oggi, visto che ci serve, perché quella lì piccolina da, non so, 2 metri e mezzo o 3, quello che è abbastanza piccola e che palle, ora che abbiamo anche qualche trattorino più grande, sarebbe anche molto comodo avere una seminatrice più grande. Poi magari guardo bene, perché prima ho dato un'occhiata agile e non ho certezza, mamma mia, ancora della pate, non ho certezza di quanto possa costare e se la possa tirare anche qualche altro trattore, quindi dopo controllo meglio. Così casomai anche il Deutz, che alla fine ha 145 cavalli, magari riesce a tirarlo e magari non dobbiamo sempre stare lì a cambiare Lamborghini con coltivatore e seminatrice. Comunque vedo che lo tira benone, 21 km orari, coltivare è tutta un'altra storia, e coltivare 6 metri al posto di 3 o 4 è tutta un'altra storia. Quindi abbiamo fatto bene a comprare sia il Lamborghini che il nuovo coltivatore più grosso. Vediamo ora qui che c'è anche un po' di salita, vediamo come se la cava. Qui in salita fa leggermente più fatica. Poi certo sono stupido anch'io che non ho che non ho messo il peso davanti. Comunque sia, no problem. Va bene, dai. Ok. Ok, scusate, mi sono perso un attimo a scrivere perché altrimenti poi non riusciamo a coordinare il lavoro. Qui metto dentro l'operaio, vediamo se va avanti da solo. Aspetta un attimo, salgo io che. Allora, come mai non va? Allora, sto combinando un po' di casini. Allora, ok, passalo. Non va ancora. No. Aspettate, qualche piccolo inceppo, come al solito, non poteva mancare. Prendiamo la larga qui e vediamo se va. Anzi, facciamo una roba, metto l'operaio, faccio prima. Allora, ok, mettiamo l'operaio, stop. Bene. Allora, stavo dicendo che non mi ricordo più. Ah sì, andremo a comprare anche la seminatrice perché ci servirà. Poi avendo anche Lamborghini non dovremmo avere problemi a tirarla, ma neanche col Deutz credo, perché anche il Deutz tira abbastanza e la seminatrice ha bisogno di meno cavalli, se non sbaglio. Comunque, ora facciamo su, ripieghiamo il nostro coltivatore. E andiamo qui un attimo a vedere se serve mano qualcuno, perché siamo un po' incasinati quest'oggi. Qui la trebbia è qua in mezzo, spostiamola un attimino. Dovremmo portarla al 38 che sta per nascere tutto sul mento che abbiamo seminato. Così almeno non è già lì. E intanto meglio se la lascio qui. Faccio un attimo un giro. Riccardo ha lasciato il server, probabilmente crashato. Qui vediamo come sono messi. Allora, sono un po' indeciso sul da farsi. Lasciamo qui il coltivatore, va. Prendiamo il carro, andiamo a vedere magari anche la colza, visto che non ci va nessuno. Ehi, Madonna, il frumento. Ok. Visto che se l'ho offerta, non so perché non approfittarne. Infatti quella lì ci pagano 1.080 euro, quindi non è male. Andiamo a vendere al mulino.
semmai faccio un piccolo taglio, dai, che così non vi annoio, vado al mulino e vendo tutto il frumento che abbiamo, che comunque non è tanto. Allora, bene ragazzi, eccoci qua tornati, siamo ancora allo show per la terza volta in questa puntata, vendiamo la seminatrice per 9.000 euro e andiamo a comprarci la nuova seminatrice. Ho dato un'occhiata prima, queste due sono un po' troppo care e servono trattori veramente veramente potenti, quindi lasciamo stare. Poi la Waderstad semina cose che non ci interessano, cioè questa qui da 61.000 euro non ci interessano, quindi compro questa e stop. Eccola qui. Ok, vediamo se riusciamo a tirarla col Deutz. Spero di sì, perché in teoria sì, perché richiede molti meno cavalli che il coltivatore e quindi con un bel peso davanti dovremmo anche riuscire a seminare tranquillamente, oltre che a portarla in giro, quindi non dovremmo avere problemi. Comunque sia, ora proviamo subito e lo scopriamo. Mal che vada, seminiamo e coltiviamo tutto con il Lambo, con Lamborghini, e poi col Dolce faremo qualcos'altro. Comunque, ora vediamo. E abbiamo fatto ancora, nel senso, gli altri stanno facendo ancora un po' di legna. E qui invece, come potete vedere, è stato quel simpaticone che era in partita prima, che quando io sono andato a cena lui ha iniziato a fare un po' di casini nella mappa. Tra l'altro abbiamo scoperto che aveva messo anche la trebbia e mi pare il Deutz nel laghetto, e per quello non riuscivamo più a salirci. Dopo abbiamo scoperto dove erano finiti nel laghetto, invece qui ha praticamente tagliato queste piante e le ha lasciate qua in mezzo alla strada. Io vorrei dire a quello che ha fatto, se si è divertito a fare queste cose, se sta guardando questo video, lo invito calorosamente a scrivermi su Facebook o comunque dove può vedere qui sotto in descrizione, dove può contattarmi, perché vorrei fargli giusto due paroline, perché io non sono uno che si offende, anzi sono uno che quando gli fanno queste cose mi viene solamente da ridere, perché dimostri davvero una pochezza di spirito che non ha uguali, vergognati veramente. Cioè, non mi fa né caldo né freddo, cioè la prossima volta che tu entri basta che clicco su banna e tu nella mia partita non c'entri più, basta. Però non preoccuparti che io la serie non la chiudo per deficienti come te, basta. Detto questo, ricarichiamo la nostra seminatrice e andiamo subito a provarla. Tanto qui un attimo che scrivo a tempo. Ok, vabbè, poi quegli alberi là ci penserò io quando chiuderò la partita. Oggi si è un po' il caos, un po' il caos in questa partita, però siamo stati molto molto produttivi, abbiamo fatto molti molti acquisti. E un attimo che lascio qui la seminatrice, è meglio se la provo dopo, perché ora, ok. Stavo dicendo, abbiamo fatto molti acquisti, abbiamo fatto su molti soldi, abbiamo lavorato duramente ed ora andremo a raccogliere i frutti del nostro raccolto e anche a vendere ancora un po' di legna che abbiamo tagliato. Poi c'è, non mi ricordo se Massimo o Riccardo o altri, non mi ricordo chi, sono andati a vendere un po' di colza, perché è arrivata l'offerta anche per la colza. Quindi stiamo andando a vendere tutta la nostra colza che avevamo nel silos, che non era molta, ma era comunque da vendere, visto che c'è l'offerta e possiamo diciamo approfittarne. E quindi stiamo facendo ancora su qualche soldino. Poi nella prossima puntata magari ci compriamo ancora qualcosa e siamo tutti a posto per fare. Qui non chiedetemi perché ho sbagliato tasto, ho posto della V, ho premuto la E. Utente è entrato nel server, quindi ora ci sarà un asincro. Va bene, non c'è problema. Ok, mi hanno chiesto di salire qui, vediamo cosa c'è. Prendiamo tutto anche qui. Quanta legna che hanno fatto, bravi, bravi, bravi. Vediamo se Peppo viene avanti, così vendiamo. Ok, vediamo se viene.
Riccardo Venduto. È un attimo che quando devo scrivere dopo mi confondo, quindi preferisco scrivere e poi parlare. Ok, vediamo se riusciamo a vendere anche quel pezzettino lì, quel tronchettino lì che è rimasto sopra. Ormai non si è venduto, si sarà buggato insieme al carro, come al solito. Grazie Giants. E dai, vendiamo comunque. Vediamo se. Un attimo, eh. Buon, ce l'ha fatta. Quindi facciamo partire il nostro treno e vediamo se arrivano i money. Siamo 63, speriamo di andare a 90 o 100. Vediamo ora se salgono sti soldi qui o cosa. Comunque ringrazio tutti quelli che sono entrati nella partita, se state guardando questo video. Grazie davvero, perché oggi veramente abbiamo fatto, a parte i casini che ha combinato quello là, abbiamo fatto tanto tanto, quindi grazie. Qui mi dicono non è partito. Probabilmente perché sono io che apro la partita e quindi non lo vedono partire, lo vedo solamente io. Allora, Riccardo gli si è bloccato. Ok, ora vediamo se questo esperimento funziona, se riusciamo a coltivare anche con il Deutz. Dovrebbe farcela, magari lentamente, ma ce la fa. 8 km/h non è neanche male. Sembra anche andare benino, dai. Alla fine 8 km/h prende 6 metri questo, quindi fa anche la svelta a coltivare. Ora andiamo là senza distruggerla, con la nostra trebbia, in modo da iniziare a trebbiare appena, anzi però mi sa che non era ancora pronto, quindi forse è anche meglio se la lascio qui a casina. Sì, dai, lasciamola qui per il momento. I soldi sono andati a 113.000. Sì, Deutz ce la fa tranquillamente, cioè, tranquillamente è un parolone, però ce la fa, dai, quindi con la seminatrice dovrebbe ancora fare meglio, quindi non è un problema. Poi semmai andremo a comprare, un attimo, no, che coltivatori, seminatrici, che cazzo, un attimo, ok, andiamo a vedere. Beh, guardando cavalli, perché è la cosa che ci interessa più di tanto, più che il resto, si potrebbe comprare o ancora un Lamborghini o magari il Same, che costa 142.000 e non è neanche, cioè è anche molto prestante, 190 cavalli, quindi ci mancherebbero diciamo 30.000 euro e poi possiamo permetterci anche il Same. Volendo potremmo vendere il Deutz, però c'è sempre comodo, alla fine Deutz 150 cavalli quasi, quindi potrebbe sempre essere utile. Infatti ora va anche a 10 all'ora, quindi dai, non lamentiamoci e per intanto andiamo avanti così finché non arriva un nuovo trattore più grande. Ora vi faccio salutare, vediamo se salutano. Bene, Peppo, buon, salutano. E vi saluto anche io per gli altri perché non salutano. Grazie per l'attenzione e al prossimo video. Ciao ciao!